l'ultimo bono, sai, praticamente figlia dell'era dei gruppi B, gruppi B che si spensero definitivamente sul finire del 1986, quando la federazione, dopo una serie di tragici avvenimenti, decise di abolire questi mostri da corsa che avevano mietuto davvero troppe vittime. Vi era un rapporto peso-potenza impressionante, eppure di cui la Lancia Delta S4 è stata la migliore interpretazione della categoria, ma vi erano anche altri bolidi come Audi 4 Porta, Peugeot 205 Turbo 16, Austin Metro e Ford RS 2000. Il campionato del mondo rally quell'anno perse Harry Toivonen e Sergio Cresto, che abbiamo ricordato settimana scorsa della kermesse di Expo Rally a Brescia, con una successiva raccolta di ricordi forniti da Monica Cresto, mamma di Sergio, Harry Toivonen, il fratello di Harry, e poi ancora l'ingegner Lombardi, colui che progettò questo mostro da competizione, e poi ancora Miki Biasion, compagno del team Lancia, Roberto Bette di Harry Toivonen, e anche Mark Wallen, tutto condotto da Claudio Peroni, questo solo una settimana fa. Ed ora è bello vedere sfoggiarmi con questa vettura, tra l'altro con la colorazione proprio del team Lancia ufficiale. Ed è bello che alcune discipline, al di là poi di tutte le considerazioni tecniche, si possono stare alle spalle, ma è bello poter rivedere in gara queste vetture, perché sono quasi indimenticabili. Guardate quanto illumina la notte anche la fiammata in fase di scalata di staccata della Delta S4. No, si sa, non da sciare. Mi fa prendere benzina, va? No, continua. Ma è per la seite,